Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. La giornata era grigia, il cielo plumbeo. Fin dalle prime ore del mattino era caduto un sottile nevischio che aveva imperlato il terreno. Nonostante il tempo infido di quel giorno di febbraio del 1909, quasi tutti gli invitati si trovavano alle 10 in Piazza d'Armi a Roma, e precisamente sulla sponda del Tevere, nel recinto dove sorgeva il cantiere della nostra costruzione. La fondazione di una casa si svolge sempre con una certa solennità, e quest'anno non è da meno, visto che sono tutti riuniti per svolgere un rito che si perde nella notte dei tempi, ovvero quello di bagnare la pietra che per prima viene calata nell'oscura profondità dello scavo e ne costituisce le fondamenta. In questo caso la pietra, fatta scendere con l'aiuto degli operai da un bambino di 6 anni, viene bagnata con lo champagne da una signora che vuota la bottiglia mentre altre, a turno, gettano della calce. Questa piccola cerimonia non è solo l'inizio della costruzione di una nuova casa, ma di un'avventura che trasformerà una casa di carta, perché raccontata su una rivista, in una casa reale, fatta di mattoni, calce e tanta bellezza. State ascoltando la seconda stagione della serie Arte da proteggere, i podcast che raccontano i tanti aspetti della fragilità del nostro patrimonio artistico. Io sono Marcello Moronesi e oggi vi racconteremo la storia di una casa di carta che diventa di mattoni. Restate con noi per sentire questa nuova storia. La Casa, rivista quindicinale illustrata, estetica, decoro e governo dell'abitazione moderna. Era una rivista pubblicata a Roma dal 1908 al 1913, corredata di fotografie e disegni. Si prefiggeva di raccontare le tendenze del decoro e della bellezza in un mondo che non aveva ancora conosciuto le guerre mondiali e che riteneva la modernità un valore compatibile con la tradizione. Il direttore era Edoardo De Fonseca, e nel 1909 questa rivista di carta partecipa con un progetto e con la costruzione di un villino al concorso nazionale di architettura pensato nell'ambito del programma per l'esposizione universale del 1911, il cui tema era appunto la casa moderna. L'esposizione del 1911 nasce dall'esigenza di festeggiare il cinquantenario dell'Unità d'Italia. Il governo, presieduto da Giolitti, decide di istituire un magnifico evento nelle città che erano state le capitali d'Italia, Torino e Roma. Tra le due città vengono anche divisi i temi, che saranno per Torino l'industria, il lavoro e la tecnica, e per Roma invece l'arte, l'archeologia e la storia. Caratteristica dell'esposizione romana sarà l'esecuzione di architetture effimere, ovvero provvisorie, spesso fatte in legno, gesso, tela, cartapesta, finti marmi, che verranno prontamente smantellate al termine dell'Expo, lasciandoci solo il ricordo in foto sbiadite e vecchi articoli di giornale. Eppure, in questo clima di straordinarietà, la giunta di Ernesto Nathan, allora sindaco di Roma, riesce senza una vera e propria pianificazione dettata da ben altre necessità ad imporre al territorio una trasformazione urbana di cui ancora oggi osserviamo gli effetti. In un arco di tempo piuttosto breve si costruiranno ponti, nuovi assi stradali, piazze, palazzi, parchi. Si restaureranno poi monumenti e si costruiranno appunto villini. Il centro dell'esposizione è la mostra regionale ed etnografica. È una zona fuori dal centro, occupata solo da baracche di quelli che vivevano ai margini della società e che viene qualificata a partire dalla costruzione di una piazza, Piazza d'Armi. Qui, al di là del Tevere e vicino al Vaticano, si collocano i padiglioni monumentali e le poche ma efficaci attrazioni presenti. Questo è il nucleo del futuro quartiere Prati, che si svilupperà proprio in questi anni seguendo lo spirito della giunta Nathan, laica e progressista, sempre in attrito con l'area clericale. Così chi passeggia per quelle strade ancora oggi si accorge che nessuna ha come fondale la scenografica cupola della Basilica di San Pietro, anzi questa non è assolutamente al centro dell'immagine del quartiere, i cui edifici sembrano costruiti proprio per oscurarla e ignorarla.
Diviso in tre categorie, secondo quelle che erano le indicazioni del piano regolatore della città firmato nel 1909 da Edmondo San Just di Teulada, il concorso d'architettura che vi raccontiamo oggi metteva a disposizione i terreni del comune per realizzare tre tipologie abitative, ovvero case signorili o villini con giardino, case d'affitto e alloggi popolari. Il direttore della rivista La Casa vide in questa occasione la possibilità di trasformare in realtà tutte le speculazioni presentate nella rivista negli ultimi tre anni e creare una sorta di modello reale di quello che gli artisti che scrivevano e disegnavano, così da trasformare una casa di carta in una di mattoni. Gli artisti scelti per il progetto erano Umberto Bottazzi e Vittorio Grassi. Il primo sapeva fare tutto e disegnare tutto. Non solo progetta gli spazi architettonici, ma si dedica ad una parte di vetrate, maioliche, cancelli. Il secondo, Grassi, lo affianca nell'ideare una decorazione assolutamente inedita per ogni singola stanza. La favola creativa, che prende forma reale, viene raccontata da vari articoli che descrivono, con dovizia di particolari, la costruzione dell'edificio, le difficoltà e i successi, gli artigiani che concretizzano i disegni degli artisti. Così, dopo aver superato lo sciopero dei muratori durato 50 giorni, che fece sospendere i lavori, e lo sciopero dei tipografi, che invece rallentò la pubblicazione degli articoli, il progetto rientra nei tempi del concorso e si presenta non più solo come una casa, ma come la realizzazione di un sogno. Chi nel 1911 si fosse trovato a passare sul Lungotevere avrebbe visto un elegante edificio di mattoni rossi a due piani tanto vicino al fiume da non poter essere fotografato completamente di fronte, arricchito da inserti in travertino sulle finestre e da un portichetto con una bellissima cancellata chiaramente fatta su misura. E se avesse accolto l'invito della rivista, che aveva aperto al pubblico l'interno, entrando sarebbe rimasto sbalordito da una porta magica, costruita con un sistema unico in Italia per cui i battenti si aprivano in modo automatico quando ci si avvicinava, ma anche dall'atmosfera surreale creata dalle note della musica classica che si sentiva come fosse stata suonata dal vivo grazie ad un apparecchio concesso per l'occasione dallo sponsor dell'epoca. Muovendosi tra le stanze raffinatissime, ognuna di un colore diverso, avrebbe trovato l'elettricità, un ascensore, il riscaldamento ed il telefono, che allora era una rarità. E mentre avrebbe ammirato i bagni e le cucine, sarebbe rimasto a bocca aperta per le statue originali, le vetrate colorate, gli accessori in ferro che riproducevano rami di pino o olivo, le porte intagliate e le maioliche, tutte realizzate per l'occasione, come le tovaglie, con il marchio Richard Ginori, la fabbrica di ceramiche più importante d'Italia. Un progetto talmente completo, realistico, raffinato, da vincere il concorso. Ma nonostante questo straordinario impegno, con il passare del tempo la storia del villino viene dimenticata, o lentamente viene dimenticato tutto quello che rappresentava. Ed ecco che negli anni 60 il villino, la casa al civico Lungotevere delle Armi 21, è di nuovo un pezzo di terra che si affaccia sul Tevere e quello che c'è sopra non ha più il valore di un tempo. Oggi al suo posto possiamo vedere una palazzina di quattro piani che ospita un albergo. Il villino di mattoni è tornato di carta, ma sopravvive nelle pagine della rivista che ne ha raccontato la storia, fatta unendo la volontà degli intellettuali, l'estro degli artisti e l'abilità artigianale di botteghe e industrie prestigiose dell'epoca. Una storia, quella del villino La Casa, che abbiamo raccontato perché ci ricorda che la bellezza da sola non basta. Che la bellezza, da sola, non riesce mai a difendersi e che dimenticare quanto sono belle alcune cose porta alla loro inesorabile distruzione. Arte da proteggere è una serie podcast prodotta da Intesa San Paolo, ideata e scritta da Giovanna Pimpinella. La voce è di Marcello Moronesi. I podcast che raccontano l'arte vi aspettano su Intesa San Paolo On Air. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!